The day has come, ci siamo, è uscito il tanto atteso, il drammaticamente atteso Sì, ha trovato la trailer. strada. Ha trovato la strada di casa, finalmente. Quindi, Spider-Man No Way Home è finalmente arrivato il trailer dopo quella brutta avventura di domenica 22 agosto del leak, di un Inception, di un telefonino che riprendeva un telefonino che trasmetteva un altro telefonino. Bellissimo. Finalmente ci siamo, Gli è anni questo quello 90. che conta. Siamo qui per fare una prima analisi del trailer. Siamo gasatissimi perché effettivamente quello che ci è stato dato è quello che ci aspettavamo, giusto, Jack? E anche di più, o anche E diverso, più. insomma. Quindi facciamo subito questa analisi. Eccoci qua all'inizio, official teaser trailer. Ricordiamo che è un teaser, quindi no, caro Zet, quello che vediamo. A proposito, vediamo subito un dettaglio curioso di quelli che piacciono a noi. Quella roba che hai visto lì dietro. Eh? C'è scritto Ditko lì dietro. Esatto. C'è scritto Ditko come Steve Ditko, che se non sapete chi è potete pure togliere il Chiudete like a Lega tutto. Nerd e ciao, ci vediamo in un'altra vita, ok? Ovvero il creatore grafico di Spider-Man. Ah, vabbè. E poi abbiamo Peter e MJ che leggono sul giornale, dopo tutto quello che è successo nel finale del film precedente, leggono le infamanti accuse che arriveranno a Bizzeff, immagino, e il titolo del Indovina da chi? giornale è bellino e Indovina da chi, curioso perché, ovviamente. esatto, si intitola Spider Minions. Che cosa intenderanno con Spider Minions? Forse i droni? Che poi infatti si vede che lo accusano di possedere i droni, no? Esatto. Spider-Man con i droni è una delle peggiori scelte narrative che potevano essere mai fatte in un fumetto. Per fortuna non è mai avvenuto. Vai. Mamma mia, mamma mia. E insomma, lei gli dice, no, si dice che Spider-Man ipnotizza le donne, insomma, l'umorismo tipico un po', no? Della Marvel. Ed L'umorismo tipico ecco. un po' anche di Zendaya, tra l'altro, comunque, nella personalità di Zendaya, quindi di MJ, di questo universo narrativo. Esatto, sì, è vero, classic Zendaya. Ed eccolo qua, ecco, mentre web swingano tra i palazzi, vediamo il buon JJJ, quindi la riproposizione Esatto. ad libitum del grande annuncio dell'identità segreta, no? Senza, tra l'altro, capelli, come avevamo già visto nel precedente film, insomma, questo J. Jonah Jameson un pochino diverso, ecco, mettiamolo così, con J.K. Simmons ovviamente a prestare il volto, e comunque, vabbè, siamo esattamente sul finale di Far From Home. Esatto, questa insomma variante di JJJ un po' così. E poi abbiamo questo, no, questo bel bannerone, cosiddetto Public Public Enemy Number Enemy One, Number One. che fa molto fumetto questo, no? Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ragazzi, perfetto, Sì. perfetto. Fa proprio fumettone, fa proprio anche stile JJJ, cioè, no, il classico sensazionalismo del Daily Bugle, che tra l'altro, se non ricordo male, nel film precedente trasmetteva tipo via web, no, Sì, esatto. JJJ. E invece poi stavolta lo vedremo anche in televisione. Ora vediamo se riusciamo a trovare poi il frame. Quindi avrà un'escalation di popolarità, immagino, il Bugle. E poi Giustamente siamo da. Peter finisce dagli sbirri, cioè non poteva Esatto, essere eccolo qua. altrimenti. È bello ammanettato. Servirà proprio a ammanettare l'uomo ragno che alza dei camion con delle manettine di alluminio. Va bene così. Guarda che bello, anche qui la sua maglietta, con scritto The physics is theoretical, but the fun is real. Queste cose, Maledetto nerd. questi dettagli Adesso significativi. c'è una roba che Ale. Eccolo là. Sdabadabine. Chi sarà questo personaggio di cui non vediamo il volto, ma giacca e cravatta? Allora, se sei degli sbirri e ti stanno interrogando, l'unica cosa di cui hai bisogno è di un buon avvocato. Eh beh. Io conosco un avvocato a New York, è molto bravo, ha anche sta fissa di uscire la notte fuori dai balconi a menare i cattivi. Si chiama Matt Murdock, il suo alias è Daredevil. Però effettivamente qui stiamo sognando, cioè se Sì. ne è parlato molto di Charlie Cox, del fatto che potesse entrare anche lui in questo super cast allargato per Spider-Man No Way Home, però questo sarebbe un Charlie Cox capapanza, perché sì, Infatti c'è un po' le manigliette dell'amore e la non è prima cosa proprio che ci siamo Charlie detti, no? Io non me lo ricordavo Charlie Cox Cox. con No. questo, insomma, profilo
prominente buzzacchiotto, però insomma, vabbè, ascolta, questo è il classico dettaglio che te lo mettono così per farti speculare, no? Poi mi fa anche ridere l'idea che Matt Murdock, cieco, appoggi un faldone di carta gigantesco davanti a Peter Parker e dice: l'ho letto tutto, cazzo! No. Comunque, però, io credo che gli sbirri tentino, in realtà, vanno un po' a tentoni, come gli dice lui, no? I droni che appartengono a te. In realtà non hanno uno straccio di prova, a parte l'accusa che gli è stata lanciata da Mysterio. Mysterio, cioè, per il resto, credo che la polizia gli girerà intorno per cercare di incastrarlo, però effettivamente, cioè, tutto la prima parte, immagino, del film ruoterà intorno, appunto, i problemi personali, sentimentali. Oh, Mephisto! Guarda che merde maledette! Devil in disguise! Merde maledette! Guardatelo! Tra l'altro, veramente, vabbè, Mephisto ritorna, però. Sono veramente dei bastardi, la Marvel. Sono proprio dei bastardi. Tra l'altro, guarda questa foto, non sembra Rovazzi. Guardalo, minchia, identico Rovazzi, è una roba proprio, mi mette un'ansia proprio incredibile. Andiamo a lanciare ragnatele. Vai. Vabbè, insomma, e come vediamo, l'opinione pubblica non è particolarmente soddisfatta dell'operato di Spider-Man, che questo, insomma, è un trade union, un fil rouge con tutti gli Spider-Man, che comunque è amato e odiato dall'opinione pubblica, perché deve scopre la faccia, così, cioè, perché fa casino, oltre a salvare la città, comunque alle volte fa un po' di casino. Ecco, anche qui Peter a scuola non è particolarmente sereno, È già tanto che, considerandolo un potenziale assassino, lo spediscono a scuola. Esatto, perché comunque sia, a suo carico c'è una... un'accusa gravissima. Piuttosto grave, anche perché Mysterio era un personaggio, insomma, un po' borderline nell'opinione pubblica. E qui abbiamo ancora JJJ che si vede in TV, no? Peter e zia May stanno guardando, quindi JJJ è arrivato direttamente ormai in televisione. Che stanno vedendo con queste facce molto interrogative? E qui è una soggettiva di qualcuno che entra nella stanza, e zia May e Peter che guardano a codesta maniera. Happy. La butto lì, Happy. Chi lo sa? Boh, vabbè, qualcuno che farà sicuramente un figo. Poi ovviamente verranno interrogati amici, parenti, sodali. Perché Marisa Tomei ogni anno che passa diventa sempre più gnocca? Sempre più giovane, tra l'altro. Tu più giovane, più bella, più incredibile. Della mia pelle splendida, ma anche lei, guardala. Cioè, stupenda, poi con gli occhiali. Vabbè, qui entriamo in territorio fetish. Allora, se Tony Stark è fuori dai giochi, se Captain America ha deciso di diventare Clint Eastwood e di salutare il mondo, se Thor ha deciso di fare la cura di Magrante in giro per il cosmo e Bruce Banner oggettivamente ha altre gatte da pelare, Clint Barton è ricercato, Visione non c'è più, Scarlet Witch va a chiacchierare con i demoni, eccetera. Chi chiamerai per risolvere i tuoi casini? Ta-da! Questa è bellina anche questa immagine qui. Non è male. Da notare che il logo Sony entra proprio in questo momento, quindi ti dicono: guarda, va bene, i cazzi di Peter, ok, ma le cose si fanno serie quando arriviamo a casa di qualcuno. Ok, arriviamo al 177 di Bleecker Street, ovvero nel Sancta Sanctorum del Greenwich Village di Doctor Strange, che tra l'altro, perché è tutto ghiacciato, innevato? Fa freddino. Ricordatevi che Strange è stato blippato, se n'è stato via per 5 anni, e l'ultima volta il Sancta Sanctorum l'hanno abbandonato di corsa perché stavano arrivando tutti quelli dell'Ordine Nero, stavano invadendo New York, esatto, eccetera eccetera. Quindi probabilmente per 5 anni ha lasciato la casa così com'era. Lasciate voi il vostro appartamento spalancato per 5 anni e vediamo se quando è inverno tornate dentro. Ricordiamoci che c'era anche un buco nel tetto perché c'era caduto fatto Hulk, tra l'altro, esatto. Perché esatto, Strange guarda, giustamente dice: raga, vabbè, ora io sarò pure uno stregone, ma se ciò chiama il muratore, ragazzi, è un casino. Guardano, col parca. Bellissimo, ma in coordinato, tra l'altro bellissimo, il parca col mantello. Ah, e la tazza, scusatemi, la tazza. Sei riuscito ad inquadrarla bene? L'ho visto su Twitter anche questo, cioè lui ha una tazza dove c'è scritto... tipo what the fox, perché c'è una volpe disegnata sopra. Ah no, c'è scritto for the fox sake. Oh, e secondo me questa è tipo una stupidaggine che strizza l'occhio all'acquisizione della Fox.
invece no? Il gas sì, sì, ma tanto cominceremo, ma tanto sarà una teoria dietro l'altra ogni settimana fino a Natale, quindi vai, vai, faccione, vai, esatto. Quel faccione sorridente che c'ha Strange. lui ha un dramma invece, è una roba terrificante. Ecco, allora, e invece, questa è una cosa interessante. Costume nero? Costume nero. Costume nero. Quando comparirà questo costume nero? Perché comparirà questo costume nero? Ma soprattutto perché col costume nero è nel rifugio per i senza tetto? Beh, al di là di quello che può essere successo, il costume nero gli potrebbe servire per comunque operare come Spider-Man senza dare nell'occhio, ora che Spider-Man è considerato appunto una minaccia in qualche maniera. Comunque eccolo lì, il suo costume è proprio quello nero, si tira via anche il cappuccio, guardate che roba. Chissà perché. Cioè, proprio così. A meno che non stiamo parlando di qualcosa che non è esattamente cronologicamente collocabile in questo momento. Boh, esatto, esatto. Qui vediamo Spider-Man circondato dalla folla, non particolarmente aggressiva, cioè, quindi boh, vedremo che cosa succederà anche lì in quale, insomma, quale momento. Caro Doctor Strange, non è che conosci per caso qualche trucchetto alla Mago Sylvan per far sì che tutti si dimenticano senza la BIM che io in realtà sono Spider-Man? Certo, come no, ovviamente. E qui c'è il primo tremore. Qui c'è il primo, esatto, imbarazzo. Perché? Perché qualcuno... questa cosa. Esatto, attenzione, c'è un. Non si capisce bene perché. Strange indossa il ciondolo in cui era contenuta la gemma dell'infinito, l'occhio di Agamotto. Anche se l'occhio di Agamotto non esiste più. Esatto. Tutto è stato disperso. Quindi, perché si porta dietro sto ninnolo? Antichi ricordi. Non si sa, tra l'altro, guarda come deve fare il rito magico, quindi è intenuta. Wong gli dice: non usare quell'incantesimo, Stephen Strange, mattacchione. E guarda la faccia di culo incredibile. Certo. Guardalo! Guardalo, guarda! Compreresti un'auto usata da quest'uomo? Incredibile. Comunque, quello che è il quid in questo momento è che si aggancia direttamente ad un plot che noi, appassionati del mondo dei fumetti, conosciamo già bene. Si torna indietro nel 2007 ed è One More Day, soltanto un altro giorno, di Straczynski e Joe Quesada, ovvero questa sorta di retcon, restart brusco che è stato fatto nella storia personale di Peter Parker, in cui durante Civil War Tony Stark, dopo averlo preso come suo protetto, come suo figlioccio, convince Spider-Man a rivelare la sua identità al mondo. Questo provocherà ovviamente dei casini inenarrabili. Kingpin manderà un sicario ad ammazzare Zia May, quasi ci riuscirà, la spedisce in terapia intensiva e purtroppo le conseguenze saranno gravissime. Esatto. Inizialmente Peter Parker si rivolgerà a Doctor Strange per cercare una soluzione, non la troverà, perché se Strange, che è molto più assennato di quello di questo film, probabilmente gli dice: no, con queste cose non si gioca, mi dispiace, rischiamo di far esplodere l'intero universo. E chi ci arriva? Ci arriva Mephisto, in una delle più controverse saghe Marvel, tra l'altro uno spartiacque pre e dopo, i fan si sono divisi tra chi conosce lo Spider-Man pre One More Day e quello che invece, quelli che accettano anche il post One More Day, però lì è stata fatta un'operazione molto molto importante e qui viene ripreso proprio. Perché quando gli dice Strange, guarda che tutti dimenticheranno che tu sei Spider-Man, gli dice tutti come... Cioè, anche MJ si dimenticherà di quello che c'è stato tra noi? Ma no, così non va bene, ed è così. E la conseguenza purtroppo è che abbiamo imparato nella storia dei fumetti che Spider-Man senza MJ non è la stessa cosa. Purtroppo sono due personaggi che hanno bisogno di stare insieme, la loro storia d'amore è una delle più belle di tutta la storia della cultura pop dei fumetti, e questo sembra che stia per avvenire. Eh sì, e quindi qui nel trailer capiamo che, insomma, i dubbi di Peter interferiscono con la formula magica che sta recitando Strange. È presente? No, non parlate al conducente. Invece lui fa esattamente quella cosa lì. Esatto, perché ricordiamolo, era troppo difficile spiegarglielo prima per Strange quello che doveva, quindi glielo deve spiegare mentre sta facendo l'incantesimo, così l'altro si fa venire i dubbi proprio in media stress. Vabbè, e quindi vabbè, quello che è fatto, vediamo i colori che vediamo di solito quando si parla di multiverso, sbaglio? O si parla di Taika Waititi? Esatto, sì. Oppure... questo è un indizio abbastanza forte, no? Questi flussi colorati che partono, arrivano e volano. E poi lui dice: beh, che succede? Vabbè, this Christmas
I Gave You My Heart. E poi e quindi, Inception, improvvisamente Christopher Nolan. Siamo in un film di Nolan, improvvisamente. E, eccolo qua, e iniziano le robe. Ma Giacomo, in una storia di Spider-Man cosa potrà mai significare un fulmine gigantesco che si abbatte sulla strada? Ma cosa potrà mai significare una scarica elettrica? Cosa potrà mai significare? E qui, vabbè, ci arriviamo dopo, ma l'avete già capito tutti. Questo Strange, che sembra lottare contro Spider-Man, perché lo chiude letteralmente dentro dei vagoni del treno, o forse gli sta spiegando il multiverso, non lo so, possiamo dire tutto. Però questa scena... Puoi sempre spiegarlo a pugni in faccia, certo, sì. È un metodo non consigliabile, però. Guarda, coglioncello, te l'avevo spiegato, e mo the hard way... Ti tiro un vagone. Ti tiro un treno, non lo so. Però ecco, questa scena è un po' enigmatica. Anche questa, in realtà. È uno Strange un po' cattivo. Ha messo la mano nella marmellata, non lo so cosa ha fatto, cosa sta succedendo qui? Allora, la teoria è abbastanza semplice, cioè tecnicamente possono essere due Doctor Strange diversi, ovvero un Doctor Strange che Spider-Man ti avevo detto, Peter Parker ti avevo detto di non interferire con le dimensioni alternative per non incasinare tutto quanto, tu lo stai facendo perché vuoi in qualche maniera che MJ o zia May si ricordino di te nella maniera in cui tu vorresti, stai incasinando tutto, devo fermarti, e se non lo capisci con le buone lo capisci con le cattive. Sì, è molto probabile. Oppure in un'altra dimensione aperta appunto dal Doctor Strange della nostra dimensione che ben conosciamo, potrebbe esistere un altro Strange ancora meno simpatico di quello che abbiamo conosciuto nel Marvel Cinematic Universe, e questo potrebbe identificare, appunto, in quanto stregone supremo, potrebbe identificare Peter Parker come una minaccia arrivata dall'esterno, una sorta di virus da debellare. Esatto. Poi vabbè, capiremo che cos'è questa scatola, probabilmente un MacGuffin che renderanno essenziale da rubare a questo nuovo Strange o vecchio Strange diverso, per magari risistemare qualche piccolo dettaglio, quindi in maniera egoistica da Peter, e insomma, questa cosa non si può permettere. Poi qui abbiamo il costume, okay. Eccolo qua. L'Iron costume, quindi questo sicuramente lo rivedremo, e lo vediamo anche più tardi nel trailer. La sempre utilissima SWAT, che sicuramente farà un ottimo lavoro, come sempre, certo, in tutti i film e i fumetti Marvel. Ecco, occhio qua. Qui torno, c'è indietro. Letteralmente un frame. Fulmini più grande nuvola, vortice di polvere. Allora, sì, però prima, questo qui, qualcuno, vedi qui che lui si gira, no? Nel senso, Peter si gira e gli compare qualcosa alle spalle che entra. Sì, scusa, qualcuno ho 40 ha detto anni che sarà un altro cattivo ancora. Che sarà ancora un altro cattivo, e c'è chi scommette su Lizard. Sì. Beh, certo, perché tutto qui sta gridando Sinistri 6, Sinister 6. Esatto. Però addirittura poi qui c'è una nuvola di polvere e detriti, esatto, insieme ad un fulmine che potrebbe essere semplicemente un'esplosione. O potrebbe, certo, anche essere un ritorno di fiamma dell'uomo sabbia. Eh sì, anche perché questa ha una forma un po' strana, vedi questa, addirittura prima che il fulmine colpisca terra è già molto alta. Esatto. Uomo sabbia? Ma vedremo. Tanto qui invece... Vabbè, qui siamo nel territorio del... Ragazzi, se non l'avete capito, ve lo buttiamo in faccia. Cioè, tic-tac, quindi, tic-tac. La bomba zucca. Okay, quindi, è arrivata la bomba zucca significa Green Goblin, significa Norman Osborn, significa a casa mia Willem Dafoe. Esatto. E in più c'è questa risata che è proprio la risata appunto di Willem Dafoe, dai, cioè, di quindi, Osborn che si sente. Non prendiamoci per il culo, qui sul nero che state vedendo c'è la risata di Norman Osborn. Ok, sì, dai. Tu sai chi è questa signora? No, in questo momento non so, perché cioè, questo frame è stato usato anche... Hai presente nel mini teaser che ci sono 10 secondi di, sì, scene prima? Questo frame è stato usato anche nel pre-teaser. E, non lo so, ci stava parlando Peter con lei, quindi... Sembra un funzionario, essere... D'altronde non è che stai seduto dietro e così. Vabbè, e okay, poi qui, ragazzi. E poi vabbè, qui ragazzi si va nell'orgasmo totale. Perché Molina c'è, Alfred c'è, Doc Ock c'è, è ritornato. Ciao. Hello, Peter. Allora, perché ciao Peter? Perché il Doc Ock di un universo alternativo, dove in teoria Spider-Man ha il volto di Tobey Maguire,
dovrebbe riconoscere lo Spider-Man col volto di Tom Holland, a meno che questo non abbia ovviamente il costume addosso. Però, ok, però guarda che ringiovanito, che cool anche con questi capelli molto fighi. Sì, è un po' tra Harry Potter da vecchio e Renato Zero anni 90, insomma, un po'... No, beh, io amo Alfred Molina, lo adoro, per me lui è un grandissimo e farà un grandissimo lavoro anche qui. Credo che comunque Alfred Molina da qualche parte abbia dichiarato che gli è stato usato il de-aging digitale. Vabbè, dai, ci sta, lo vorrei anch'io. Qui l'hanno un po' piallato per farlo assomigliare al se stesso del 2002, secondo me. Ma sì, ci sta, va bene. Ma tanto, cioè, ma chi se ne frega? C'è Doc Ock, ragazzi. Allora, però io vi dico una cosa, non è un caso che io abbia preso qui il trailer inglese, in inglese, insomma, in lingua originale, perché in realtà c'è una frase, e qui, Joe, te lo dico anche a te, cioè, quando... c'è una frase che si sente, che in italiano è stata resa con attento a ciò che desideri, Parker, no? Mm-hmm. Che in italiano viene recitata dal doppiatore di Strange Francesco, certo. Vulcan, credo che sia, no? Però in realtà in lingua originale io non sono affatto sicuro che sia Strange, perché Strange ha parlato fino a prima. E poi, insomma, la voce di Cumberbatch è inconfondibile. È inconfondibile. Vi invito ad andare ad ascoltarlo in inglese, in questo frangente qui, dopo la risata, mi sembra, di Dafoe, c'è un careful what you wish for, Parker, cioè attento a ciò che desideri, Parker, che però viene detto da una voce quasi sussurrata, quindi non si riesce a capire, neppure gli americani. Sono andato su Twitter, c'è chi dice che sembra la voce di James Franco, c'è chi dice che sembra la voce di Willem Dafoe, c'è chi dice che sembra la voce di Tom Hardy, sono tutti impazziti. Una cosa certa è che non sembra la voce di Cumberbatch, quindi in italiano l'hanno fatta recitare a Doctor Strange, attento a ciò che desideri, Parker, e dopo si sente subito, ciao Peter, no? Vi invito ad andarla ad ascoltare, perché secondo me sarà argomento di dibattito, potrebbe essere un ulteriore personaggio, oppure una conferma che è Green Goblin, ecco tutto qua. L'unica cosa che non si vede in questo trailer sono gli altri due Spider-Man, ovviamente, di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ovviamente dico, perché uno non c'è alcuna certezza che ci saranno. Ovviamente i rumor sono tanti, ormai sembra quasi... Io ci scommetterei, ecco, cioè se dovessi andare al punto SNAI a scommettere, ci metterei, insomma, i miei 10 euro per scommetterci su questa cosa qua. Anche però, 20, dai, anche 20, anche 20. Ma sì, era... aggiungi anche qualche zero. Ma poi succede che io già mi ero giocato la faccia con Mephisto, quindi non lasciamo perdere. Però effettivamente si può rivelare una cosa del genere all'interno del trailer. È già tantissimo che sia comparso proprio in maniera così esplicita Alfred Molina, quindi Doc Ock, ed è già questo. Comunque i punti sono: multiverso, sì, c'è. E dopo che si è aperto a questa cosa, tutto è letteralmente possibile. Finora è stato mostrata la nascita del multiverso, è stata accennata la possibilità, stiamo vedendo con What If le varie storie alternative, anche se il target è molto giovane, molto fuori, anche se vogliamo, da un certo tipo di continuity che stiamo imparando ad amare in tutti questi anni. Però conta che con il multiverso aperto, letteralmente spalancato, tutto oggi è possibile. Chi mai avrebbe detto di poter vedere Tom Holland al fianco di Alfred Molina? Di rivedere però... Willem Dafoe nei panni appunto di Norman Osborn. Quindi questa cosa è veramente, veramente molto importante. C'è una cosa che sappiamo... non sai però. Questo non è Doc Ock, è William Bonner, lo zio di Ralph Bonner. La facuna! No! Quella cosa che proprio ancora mi ho male alla cistifella ancora per quella roba. Che dolore. L'edizione. Mephisto in qualche maniera ci ritorna, perché c'è questo collegamento molto diretto con One More Day, Soltanto un altro giorno, di Straczynski e Quesada, questa storia particolarmente controversa che ha annullato di fatto poi il matrimonio tra Peter Parker e MJ Watson, creando una spaccatura veramente importante. Nel fumetto è Mephisto, cioè questo patto col diavolo, proprio il patto con Mephisto, che fa sì che tutti dimentichino appunto la rivelazione dell'identità in cambio del
matrimonio di MJ e Peter, che avrebbe dato vita ad una figlia, e chissà chi sarebbe diventata poi questa figlia. Una cosa molto controversa, però questo plot è in piccola parte utilizzato, quantomeno un po', diciamo, accennato, ecco. Certo, e poi, certo. Poi sì, e tu hai giustamente messo Devil in Disguise perché è una orribile. Io sono in un hype devastante, non vedo l'ora che arrivi Natale e credo che ci sarà molto da divertirsi. Sì, credo che finalmente la stretta di mano Sony Marvel Studios sia ormai, diciamo, consacrata e tutto, per cui quando prima qualcuno ha messo in giro la voce, no, la voce di Tom Hardy, beh, non è così improbabile immaginare un codino in cui alcuni dei nemici storici di Spider-Man, in questo caso Venom, poi Carnage, eccetera eccetera, potrebbero in qualche maniera insinuarsi nella nuova continuity. È un po' fantascientifico, ma neanche così tanto adesso, se ci vogliamo proprio credere. Così come l'idea di vedere un'inquadratura, me ne basta una, di Charlie Cox, magari lì, hai capito, dentro al commissariato di polizia che aspetta di magari andare a assistere un altro cliente, non necessariamente Peter Parker, però questa cosa mi farebbe impazzire. Certo, e poi anche lì immagino, ci sarebbero ancora meno problemi a inserirlo, voglio dire. Ma scusa, ma tu non avresti voglia di rivedere John Bertal nei panni di Punisher? Guarda, sì, e ti dico la verità, nonostante io abbia apprezzato la serie TV, io lo vorrei vedere in una serie di film o di film TV lunghi pari a quello scritto da Garth Ennis. Sogna baby, cioè, quello sarebbe proprio l'apoteosi della goduria, proprio perché John Berta, secondo me, è Punisher, Frank Castiglione, è Frank Castiglione in tutto per tutto. Cioè, io quando lo vedo che fa che parte a menare la gente come una bestia, come un porco. Va bene, stiamo uscendo dal seminato, abbiamo fatto 25 minuti quasi. E beh, io direi che, insomma, abbiamo, quindi Jamie Foxx lo vediamo, dai, Jamie Foxx lo vediamo, sì, siamo ormai del tutto sicuri. Willem Dafoe lo vediamo, siamo ormai del tutto sicuri. C'è da chiarire questa storia particolare del ciondolo che trasportava l'occhio di Agamotto, esatto, sul petto di Strange, e sul fatto che questo Strange sembra un pochino bipolare, non è proprio del tutto, diciamo, coerente con il suo personaggio. Vediamo cosa succederà, ragazzi. Esatto. Però l'hype è alle stelle. Spider-Man, esatto, siamo contenti che tu stia per tornare a casa. Tom Holland, non ci deludere. John Watts, non ci deludere. No, per carità. Tanto da qui a Natale ne parleremo tantissimo. Tantissimo, eh? Anche perché voglio immaginare che adesso inizieranno a uscire regolarmente delle notizie ufficiali. Ora che ci siamo sgravati del teaser atteso un anno, adesso magari ci daranno un po' di roba ufficiale a cadenza regolare. Basta leak dei giocattoli, basta leak di teaser, trailer, basta. Vogliamo divertirci, ridateci il nostro divertimento. Oh. Benissimo. Amici Lega Nerd, da Zach Castle e da Giacomo è tutto. Ci vediamo ovviamente online, ci vediamo sulle pagine di leganerd.com. Pollicione e iscrivetevi. Ciao, ciao. Ciao Peter, dai, su col morale.